Trovare le risorse per uscire dall'emergenza, epifania di attesa e speranze per gli alluvionati. Buongiorno, oggi giornata dell'Epifania, una festa che si trascorre con particolare apprensione nelle zone alluvionate del Metapontino, ancora ferite e ancora in attesa di risposte che si spera possano arrivare subito dopo la ripresa delle attività. Nel Metapontino è andato per noi Umberto Avallone. Il cielo è azzurro a Metaponto, solo qualche nuvola non allarmante, ma di sereno ci sono solo le condizioni meteorologiche. Non si avverte assolutamente il clima di festa, soprattutto perché per molti nel giorno dell'Epifania non c'è nulla da festeggiare. La calza non c'è, abbiamo avuto danni enormi. La situazione com'è? È drammatica, sono 3 anni che oramai combattiamo, il governo non ci dà delle risposte, aspettiamo dal 2011, io personalmente, ma anche i miei colleghi qui, con le aziende, ma non dal 2011, sono ormai anni che lottiamo, stiamo sempre nel fango e nessuno ci pensa, nessuno ci aiuta. Se tu ti vuoi riprendere non ti puoi alzare, perché una volta che sei andato giù nessuno ti dà più l'opportunità o la possibilità di uscire fuori da questo stallo. No, andiamo in banca e chiediamo il nostro diritto di avere qualcosa per risolvere la situazione. Non ce lo danno perché noi siamo nulla tenendo. L'unica notizia confortante è l'impegno preso a fine dicembre dal capo della Protezione Civile Franco Gabriele di far inserire nel primo Consiglio dei Ministri del 2014 l'alluvione del Metapontino, per far sì che venga decretato lo stato di emergenza, provvedimento necessario affinché siano stanziate le prime risorse e, dopo la nomina del commissario, possano essere adottati interventi specifici a favore di aziende e famiglie danneggiate. Per il resto, molte promesse e pochi soldi. 305 milioni di danni accertati nell'alluvione del 2011, stanziati 14 milioni, di cui solo un terzo, circa 5 milioni di euro, è arrivato per il ristoro dei danni. Capitolo neanche aperto, poi, per le alluvioni del 2013, del 7 ottobre e di dicembre, almeno 65 milioni di danni accertati sino ad ora. Per il momento è stato sospeso lo sciopero della fame da parte del Comitato per la difesa delle terre ioniche in attesa delle risposte del Governo nazionale e anche di quelle che verranno dall'incontro con la Regione in programma mercoledì prossimo. Chiediamo innanzitutto una maggiore attenzione, una gestione soprattutto dell'assetto idrogeologico della Regione del Metapontino in particolare, che è quello più a rischio. Servono almeno 40 milioni di euro di fondi messi a disposizione per chiudere la partita del 2011, ma serve un intervento immediato da parte della Regione che intervenga a favore delle famiglie e delle attività economiche colpite. A Matera, tradizionale appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco questa mattina nella sede del Comando Provinciale, doni per tutti in un'atmosfera di festa e spensieratezza. Luigi Di Lauro. Tutti con il naso all'insù ad aspettare l'arrivo della Befana nel cortile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera. Una tradizione che va avanti ininterrottamente da 71 anni. Dal castello d'esercitazione si cala, appeso a una corda, uno dei Vigili del Fuoco per srotolare il tricolore italiano e la bandiera europea, mentre la Befana scherza con i tanti bambini accorsi per l'occasione. Poi finalmente l'incontro. La vecchia signora, giunta a Matera a cavallo della sua scopa, viene circondata da un abbraccio corale di piccoli e grandi e inizia a distribuire i suoi doni. Ne ha davvero per tutti. Poi un piccolo spettacolo di magia e la visita alla caserma con tanto di fotoricordo sui mezzi normalmente impegnati per il soccorso pubblico. C'è tanta emozione anche tra i Vigili del Fuoco nel giorno in cui, per tradizione, il corpo incontra la città e i suoi abitanti più piccoli. È un bellissimo momento per stare non solo con la cittadinanza ma in particolare con i bambini, e quindi è un'occasione per stare con loro. Un rinnovato impegno del Corpo dei Vigili del Fuoco. Assolutamente sì, noi siamo sempre a servizio della cittadinanza e ripeto, questa è una di quelle occasioni belle, sicuramente migliori di quanto siamo a servizio per fatti più brutti. Scaglioso, ieri sera migliaia di turisti accorsi anche dalle regioni vicine per vivere la notte dei Cucibocca, gli spaventosi uomini neri protagonisti di un'originale tradizione. Ce ne parla Beatrice Volpe. Un annuncio ai genitori: se avete i bambini che fate i monelli, portateli questa sera, saranno bravi tutto l'anno, ve lo assicuro. Si avvicinano rapidi e minacciosi ai più piccoli, brandendo un ago verso le labbra come per sigillarle. Sono i Cucibocca, gli uomini neri che indossano un lungo mantello e hanno una barbaccia irsuta, una maschera povera di fattura artigianale. Abbiamo creato degli occhiali con delle bucce di arancia e abbiamo preso dei dischi di frantoio e bisogna legarli. C'è anche la catena ai piedi.
La lunga vestizione dei Cucibocca è una festa in sé, celebrata con balli e canti. Avviene all'interno della splendida abbazia benedettina di San Michele Arcangelo. Grandi e piccini, ma anche donne prima escluse da questo travestimento, si preparano per poi sfilare lungo il corso tra due ali di folla. Penso che quest'anno abbiamo battuto ogni record, abbiamo circa 25-27 Cucibocca, nuovi arrivi, perché l'evento riscuote veramente un grande successo, i giovani si avvicinano e si torna con questa grande tradizione a fare in un paese del meridione una grande comunità, una grande festa della famiglia, una grande festa rivolta ai bambini. Franco Caputo con altri amici ha riportato in auge nel 99 questa tradizione, caduta in disuso negli anni 60. Anche a Matera c'erano un tempo i Cucibocca, ma sono del tutto scomparsi. Gli antropologi avanzano complesse ipotesi su queste figure, forse prima collegate al solo carnevale, ma ormai tipiche della vigilia dell'Epifania. C'è chi parla di anime dei defunti tornate sulla terra per un giorno, chi sostiene la tesi dell'opportunità del digiuno dopo l'abbondanza gastronomica dei giorni festivi, chi dice che sarebbero gli animali liberatisi dalle catene imposte dall'uomo, piuttosto che i salariati agricoli che regolavano i conti con i loro padroni. Potrebbe essere un misto di tutto, ma ci piace la teoria di Rocco Luigi Di Chio, uno degli animatori di questa tradizione montese, che parla dello spavento dei bambini come passaggio verso la crescita e l'autonomia. I piccoli, terrorizzati, lasciano il seno materno e affrontano un momento di paura da soli, contando sulle proprie forze. Lasciamo la Befana, torniamo a parlare dei fondi dirottati dalla rete di irrigazione Basento, a Milano Expo 2015. Fanno sentire la propria voce anche le associazioni che rappresentano gli agricoltori. Valentina Dello Russo. Non si placano le reazioni dopo quello che è stato chiamato l'ultimo scippo alla Basilicata, con il trasferimento di 69 milioni di euro che erano destinati alla rete di irrigazione del Basento Bradano dalla Basilicata all'Expo di Milano. L'ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, e la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, annunciano iniziative. Donato Di Stefano, vicepresidente ANBI e presidente lucano della CIA, lancia un appello al governo Letta per chiedere che siano salvate quelle risorse e che sia sostenuto con adeguati investimenti il piano irriguo nazionale. I consorsi di bonifica, fa notare Di Stefano, coprono il 50% del territorio del nostro paese e in Basilicata si occupano di una superficie di oltre 654.000 ettari. Un impegno enorme, indispensabile per la sicurezza del territorio, ma portato avanti con risorse sempre più scarse. Conclusa a Potenza la 7ª edizione della mostra concorso In viaggio tra i presepi, tra arte e solidarietà. Le opere rimarranno ancora in esposizione nelle scale mobili di Viale Dante fino all'8 gennaio. Ieri sera al Teatro Stabile sono stati premiati i presepi più votati dal pubblico. Deborah Verde. Il Natale di Solidarietà si è concluso ieri sera con la premiazione del vincitore del concorso In viaggio tra i presepi, l'esposizione di presepi artistici nella scala mobile di Viale Dante a Potenza. Con 455 voti ha vinto l'edizione di quest'anno la creazione di Nicola Cerverizzo dal titolo Il Borgo. Ma per chi ha preso parte alla scelta del vincitore è stata soprattutto l'occasione per partecipare ad un'iniziativa umanitaria. I visitatori infatti per esprimere il voto hanno versato un euro. I fondi raccolti saranno devoluti ai bambini affetti da cecità e disabilità nei paesi più poveri del mondo. Oltre al vincitore, premiati anche alcuni espositori scelti dalla giuria tecnica. Al primo posto l'associazione Isclani con Il verbo si fece carne e Nicola De Rosa per la sezione privati con Il seme sotto la neve. Al secondo posto il Centro Salute Mentale di Potenza con L'abbraccio e Bianca Maria Romiti di Potenza con Prese pane. Al terzo posto l'associazione La Mongolfiera con Miracoli in Galleria e Leonardo Bocchicchio con La Natività San Giovanni. L'iniziativa, al suo 7º anno, è stata organizzata dalla CBM Italia e patrocinata dal Comune di Potenza. E ora lo sport. Ieri prima domenica del 2014 si è giocata la prima giornata di ritorno nei campionati di calcio di seconda divisione e Serie D. Vediamo come è andata alle squadre lucane nel servizio di Antonio Coronato.
L'anno nuovo non annulla le vecchie difficoltà del Melfi, che all'Arturo Valerio conferma la fatica di costruire gioco contro squadre raccolte sulla difensiva, come si è dimostrato il Gavorrano, abile a bloccare i lucani sullo 0-0, un risultato in bilico solo nel finale dei due tempi, quando i gialloverdi creano qualche pericolo, trovando però sulla loro strada un forte, il portiere del Gavorrano, inespugnabile. Ci sono mancati gli spazi davanti, non siamo riusciti a creare tante occasioni. Con le poche occasioni che abbiamo creato abbiamo rischiato di far gol. Magari le festività, campo pesante, la prima volta che abbiamo giocato anche col vento, di sicuro siamo stati molto più disordinati del solito. Per riordinare le idee, alla squadra lucana serve più qualità a centrocampo. Per questo la società vorrebbe regalare all'allenatore Bitetto un altro elemento dopo l'attaccante Tommaso Marolda, tornato a giocare vicino alla sua venosa. Un esordio è sempre emozionante, soprattutto qui a Melfi, dove diciamo che ho cominciato la carriera agonistica. In Serie D, nella giornata di riposo del Real Metapontino, il Matera perde 3-2 in trasferta con la Mariano Keller. Brilla solo la stella del Francavilla. I sinnici cominciano l'anno nuovo come avevano finito il vecchio, con un successo. L'affermazione sulla capolista marcianese è meritata, agevolata anche dall'espulsione del campano Posillipo, che lascia i suoi in 10 dopo un quarto d'ora, causando anche la punizione trasformata da Seccum, acuto di un primo tempo dominato dai sinnici. Il primo tempo erano ritmi altissimi, che l'avversario non poteva neanche respirare, eravamo sempre noi in pala, veloci, eravamo sempre di più sulla zona pala, eravamo in possesso pala, eravamo veloci, niente, eravamo perfetti. Nel secondo tempo il 2-0 di Pisani chiude i conti e apre una finestra su qualche rammarico. Senza i tre punti persi a tavolino con il Gladiator, questo Francavilla, al nono risultato utile di fila, sarebbe primo in classifica, ma il cammino continua senza presunzione. Noi abbiamo una buona rosa, ma a mio parere non una rosa che può competere con altre corazzate del campionato, però noi ce la giochiamo con tutti. E ancora sport. Nella Serie A2 di pallavolo maschile, la Coserplast Open et Matera è stata sconfitta a Padova per 3-7-0 dalla capolista. I lucani sono ora terzi in classifica. È andata meglio in un'altra squadra materana, la Bauer Matera, nella Lega 2 Silver di basket. I biancazzurri hanno espugnato per 72-68 il campo del Casal Pusterlengo. Melodie di grande atmosfera ieri sera nell'auditorium del Conservatorio di Potenza, nell'ambito del cartellone proposto da Ateneo Musica Basilicata, un concerto di arie natalizie. Cinzia Grenci. I Wake Up Gospel Project sono un gruppo di artisti pugliesi piuttosto noti in Italia. La loro è una missione non solo musicale, ma anche di fede. In quello che è il genere più propriamente espressivo della spiritualità, si producono in un'esibizione che è insieme divertimento e testimonianza. Tra di loro soprano, contralto, baritoni, che dal 2005 hanno dato vita ad un ensemble di grande qualità, ottenendo importanti riconoscimenti nazionali. Girano l'Italia per concerti, ma anche per fare scuola. Curano infatti workshop di musica gospel. Ad accompagnare il coro, diretta da Maurizio Lomartire, è l'orchestra della Magna Grecia, una delle eccellenze del Mezzogiorno. Una storia ormai più che ventennale di crescita e successi anche all'estero, intorno ad alcuni dei più grandi musicisti internazionali. A creare un'atmosfera particolarmente coinvolgente, arie tradizionali natalizie, da White Christmas a Silent Night, da Adeste Fideles ai medley delle melodie più famose.